Allora, la rubrica dell'oroscopo, ecco, no, ecco qui, l'oroscopo, eccolo qui, l'oroscopo della vostra Maria Gardini, eccomi qui, Maria Gardini. Allora, che quanto sono bella, facciamo vedere il seno, facciamo vedere meglio il seno, ecco, il seno. Allora, Maria Gardini, questo deve fare l'alterzo nudo l'oroscopo, chissà. No, fa troppo freddo qua in cella. Allora, Maria, allora, la Vergine Maria Gardini. Allora, dove mettiamo? Allora, togliamo questa brutta scritta che dice che c'è il TG. Ecco, cambiamo anche l'orario, scusate, sto preparando. Purtroppo potrei non fare i preparativi a vita, ma... Oroscopo del giorno. Ecco qui, oroscopo. Allora, ci siamo, eh? Abbiate pazienza, chi fosse in attesa dell'oroscopo, che lo troviamo subito. Allora, ciao a tutti, benvenuti. Benvenuti alla rubrica dell'oroscopo di oggi, l'oroscopo di Maria. Qui è la vostra Maria Gardini che adesso vi fa l'oroscopo a tutti quanti, Arieti, Tori, Gemelli, Cancro, Bilancia, eccetera, tutti quanti. Allora, cominciamo l'oroscopo. Allora, per i nati del segno dell'Ariete, in giornata si prevedono notevoli soddisfazioni per la giornata, per il corso della giornata, soprattutto sul piano professionale del lavoro. Ecco, ma sarà bene che non vi lasciate dominare dall'euforia dell'euforia ai primi piccoli accenni di successo, perché se no una giornata positiva, ma insomma i rischi di tracollo, specialmente intorno alle ore 18 della giornata di oggi, sono sicuramente dietro l'angolo, quindi non dovete abbassare insomma, la concentrazione e dovete controllare l'eccitazione che potrebbe appunto farvi abbassare il livello di guardia. In serata vi potete fare tante cose, eh? Vi potete svegliare, no, vi potete svegettare, una parola che non capite, potete comunque fare quello che vi pare in serata, ecco, ma cercate comunque di non affaticarvi troppo, perché è stata una giornata comunque che ha il suo fulcro nel lavoro, che oggi andrà benissimo. Allora, per i nati dei segni del toro, ecco, i momenti positivi della giornata vi verranno dalla famiglia, dai rapporti familiari, piuttosto che dal lavoro. Il lavoro sarà duro, sarà una giornata di lavoro dura, cari nati dei segni del toro, ma non rimandate per questo di fare il vostro dovere. Fate tutto quello che dovete fare, eccetera, stringete i denti, stringete i pugni chiusi e andate avanti. In serata dovrete probabilmente modificare in parte i vostri piani, attenti, attenti, conservatevi energie. Allora, per i nati del segno dei gemelli, allora, per alcuni dei nati in questo segno, in questi giorni, ecco, per la giornata sono previsti degli incontri di lavoro molto, molto interessanti, specie per i possibili sviluppi futuri, sul piano sempre del lavoro stiamo parlando, e la giornata in linea di massima scorrerà comunque tranquilla, non è una giornata speciale per voi, ecco. In serata è meglio evitare un incontro sentimentale, i maschi avranno problemi probabilmente di erezione, ve lo dico, sono giornate veramente difficili da questo punto di vista per i nati del segno dei gemelli e le donne del famoso problema dell'acqua secca, delle acque secche, dell'umidità che non c'è, ecco, eccetera. Quindi evitate incontri sentimentali per i nati del segno dei gemelli. Per i nati del segno del cancro, allora, dovete, in giornata veramente dovrete fidatevi molto del vostro intuito che non vi lascia, non vi tradisce quasi mai, ecco, mettete in atto che vi verranno da lui, dal vostro intuito, ecco, non avrete molto tempo per riflettere, ecco, non avrete molto tempo per riflettere, ecco, perché si è sdoppiata la voce? Mi siamo dall'oroscopo? Mi siamo dall'oroscopo? Ma porca puttana! Ma porca puttana! Ma porca puttana!
Che è successo? Che è successo? Allora, col volume abbassato non so se si sente. Se alzo il volume abbassato non so se si sente. Se alzo il volume abbassato non so se si sente. Raddoppio perché rientra il microfono. Raddoppio perché rientra il microfono. Quindi. Quindi. Oh. Quindi bisogna provare a chiedere la chat, visto che dal teatro. Doppio. Adesso si sente doppio. Adesso si sente doppio. C'è il ritorno. C'è il ritorno. C'è il ritorno. Quindi, voglio dire, quindi che devo fare? Se abbasso il volume si sente? Io provo a abbassare il volume. Abbasso il volume, si sente. Però è un'altra cosa che va risolta. Perché lo fa? All'improvviso non ho toccato niente, stavo parlando. All'improvviso non ho toccato niente, stavo parlando. Stavo parlando ed è successa questa cosa. Stavo parlando.
Adesso si sente doppio. Adesso si sente doppio. Ora si sente doppio con ritorno. Ora si sente doppio, si sente doppio per ritorno. Allora niente, allora non posso finire l'oroscopo, pazienza. Allora niente, allora non posso finire l'oroscopo, pazienza. Allora Niente, niente, speriamo di riuscire a fare.
Devo provare? C'è nessuno? Cioè, mi si sente? Qui non dice nessuno. Mi si sente? 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 Si sente bene? Non raddoppia niente? Ok. Non fa effetto Larsen, nulla. Si sente bene? Ok, perfetto. Allora, sempre se c'è qualcuno ancora a ascoltare, la vostra Maria Gardini continua l'oroscopo del giorno. Che cosa? Sì, la vostra Maria Gardini continua l'oroscopo del giorno con molta più allegria rinnovata. Allora, eravamo rimasti. Cancro, per i nati del segno del cancro, dovete dovrete fidarvi molto del vostro intuito, dicevamo, e mettere in atto tutti i consigli che vi verranno da lui, dal vostro intuito strepitoso. Non avrete molto tempo per riflettere, quindi prima di prendere qualche decisione, non riflettete, abbandonatevi all'intuito. In serata lasciate ogni iniziativa a chi amate, però, mi raccomando, quelle manine, ecco, lasciate fare. Allora, leone, per i nati del segno del leone, per i nati del segno del leone, per i leoni, i leoni, la soluzione di un problema personale inderogabile vi costerà più tempo del previsto, il lavoro ne risentirà sensibilmente, mi dispiace, scusate, ma gli astri questo dicono, io questo devo dirvi e leggervi. In serata non confidate troppo i vostri crucci con gli amici, non gli sfondate le reni, la schiena, con le vostre chiacchiere lamentose, e soprattutto non con la persona con chi chiamate. Diplomazia, tenete tutto dentro, tutto segreto, tutto nascosto, e implodete per una sera, cioè non bisogna sempre fare il grillo e oggi non è il giorno di fare roar, implodete. Vergine, per i verginelli del segno della Vergine, le verginelli e le verginelli e le verginelle, piccola noia in famiglia che vi intrecerà in parte il vostro lavoro di oggi, con incontro imprevisto però nel pomeriggio vi consentirà di riportare la cosa in equilibrio. In serata vi occorre uno svago distensivo e sereno. Chissà, magari una serata al Teatro dell'Orologio, Via dei Filippini, 17A, Aldo Morto di Daniele Timpan, un fantastico spettacolo, comicissimo, divertentissimo, tenerissimo, che è in scena ogni sera alle 21 al Teatro dell'Orologio, in questi giorni. Allora, ancora per poco però, Per una direzione della bilancia, ecco, vedeteli, godete di buoni influssi astrali oggi, che vi consentiranno, si vede il seno, mi piace, vi consentiranno di influssi astrali di trovare senza indugio la soluzione di una matassa piuttosto intricata che negli ultimi giorni si è andata accumulando, ammatassandosi. Riposate nelle ore libere però, perché in serata dovete essere in forma, incontri molto importanti, forse decisivi, per i prossimi 5 anni, pensate, stasera, incontri fondamentali. Scorpione, per i nati del segno dello Scorpione tutto dovrebbe procedere secondo i vostri piani oggi, scorpioncini, dedicatevi innanzitutto al lavoro ancora in sospeso della settimana appena trascorsa. In serata non prolungate troppo, si vede il capezzolo, si vede, non prolungate troppo un eventuale incontro sentimentale, proprio così una toc toc bottarella via e basta, e poi riposate, mi raccomando. Allora, l'oroscopo di Maria, l'oroscopo di oggi, l'oroscopo della vostra Maria Gardini, allora, continua per i nati la segno del Sagittario. Cari nati dei segni del Sagittario, come Gesù Cristo, come Dario Agioli, ecco, la giornata decisamente sarà movimentata, come sempre. La cosa, anziché fiancarvi, vi stimolerà a fare sempre di più, sempre meglio, o sempre peggio, ma comunque sempre più. Le conclusioni le conclusioni della giornata, insomma, saranno molto gradite e soddisfacenti, anche economicamente. Ecco, la serata sarà abbastanza allegra, ma non abusatene. Capricorno, per i nati del segno del Capricorno, ecco, vi sarà offerta la possibilità di fare un'esperienza nuova ed allettante. Ecco, affrontatela però con molta cautela, questa esperienza nuova allettante, e procedete, almeno all'inizio,
con la massima prudenza, 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 prudenza. In serata fatevela con tutti, ecco, anche con chiamate. Siate molto generosi di voi stessi, da tutti i punti di vista, insomma. Acquario, per innate lezioni dell'acquario incontri di lavoro che potrebbero trasformarsi in relazioni amichevoli, ecco, se lo trovate conveniente. Siete molto calcolatori oggi in direzione dell'acquario. Tutto dipenderà dal vostro atteggiamento, tutti i risultati che potrete ottenere oggi dipenderanno molto da questo vostro atteggiamento di valutazione dei pro e dei contro nella gestione dei rapporti. Siate un po' massoni quest'oggi, strategici, volevo dire. Allora, in serata agite in modo da non suscitare pericolose gelosie in chiamate. Per la direzione dei pesci invece il discorso è molto serio. Sì, una vostra proposta sarà accolta con molta simpatia nel vostro ambiente di lavoro. Però non irritatevi per qualche piccola proposta di variazioni, mi raccomando. E giudicate con obiettività, con giudizio, con serenità queste proposte che vi verranno fatte. Non siete voi sempre, non è sempre solo vostra la versione dei fatti giusta, a volte le integrazioni degli altri possono portare scusatemi questo termine così marxista da una persona così reazionaria come la vostra Maria, però mi viene in mente quello. Comunque, insomma, valutate le integrazioni che vi verranno fatte con serenità, ecco. Non tutto il mondo esterno viene per nuocere, a volte il mondo esterno può diventare un mondo interno e diventare un mondo più grande, più bello, più sensibile, più. In serata vi occorre soprattutto molto